Bentrovati al nostro appuntamento di Media News Extra. Oggi ho il piacere di presentare Antonello Randazzo, che è il coordinatore unità operativa complessa ortopedia e traumatologia azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello Palermo. Un po' lungo, però diciamo, io ho dovuto, le dico onestamente, leggere perché era un po' difficile da ricordare. Allora, io ho avuto il piacere appunto di invitare qui il signor Randazzo perché è una persona che ha una grande esperienza proprio nel settore dell'ortopedia, perché appena 42 anni e 4 mesi. Mi costa personalmente, avevo avuto un'esperienza analoga. Cioè, le persone anziane, abbiamo appena lasciato la stagione estiva, perché, signor Randazzo, quando avviene la stagione estiva ci sono tutte queste fratture di arti nelle persone anziane? Perché l'estate porta questa, tipo sembra un'epidemia? Qual è la causa? La frattura del collo del femore non ha stagioni come i matrimoni, semmai hanno le stagioni, le fratture dei giovani, perché d'estate si va incontro ai motorini, calcetto, scogli, solo che trovano intasato di pronto soccorso di questa tipologia di paziente, quindi poi l'attesa per loro si allunga. Anche, ma di fatto l'estate è, diciamo, anche un periodo di ferie, quindi insomma, noi siamo in meno, siete in meno personali, quindi non c'è stagionalità. Quali sono le cause che portano alle fratture, per esempio, dei femori? Allora, intanto volevo fare una precisazione: è un argomento così complesso e così semplice nello stesso tempo, ma è di un'importanza fondamentale, perché dove c'è un anziano c'è un potenziale paziente che si può fratturare. E basta pensare che in Italia si hanno 80.000 casi l'anno, e di questi 80.000 casi di fratture del collo del femore rappresentano il 94% della totalità delle fratture dei giovani, che non ne parliamo perché non è l'argomento di oggi, parliamo soltanto noi dell'altra tipologia. No, magari anche un cenno poi lo faremo sui sì, giovani. Allora, l'altro possiamo dire che la differenza, quindi il 94%, il 6% dei giovani, e quando dico giovani intendo da 65 anni in giù, questo è il limite, diciamo, la linea che divide le fratture dell'anziano con quelle giovani, avvengono quasi sempre per incidente stradale o sul lavoro, più difficilmente incidenti diciamo sportivi, e ancora di più incidenti di tipo domestico. Di questi 80.000 casi, il 75% sono donne e il rimanente sono maschi. Questo è facile intuirlo, perché la donna dopo la menopausa va incontro prima a osteopenia e poi ad osteoporosi, quindi fate l'osso ancora, assolutamente sì. Assolutamente sì. Allora, quindi appunto praticamente queste fratture, dice, molto spesso dice è caduta, si è rotto il femore. In realtà la caduta viene conseguenzialmente alla rottura del femore, c'è anche da dire questo. Lo possiamo spiegare anche bene. Certo, un minimo trauma ci vuole sempre. Il femore, praticamente, cosa succede? Che essendo molto fragile, basta un minimo trauma che il paziente si frattura. Se noi andiamo a scavare nell'anamnesi e facciamo delle domande, quasi tutti ci dicono è scivolato in bagno. Certo, se scivola un giovane non si frattura in bagno, è inciampato in un tappeto, era al buio e non si è accorto di un ostacolo. Tutte queste cose che io sto per citare sono le cause che poi in fondo scatenano una frattura del femore. Alcune volte basta neanche una caduta vera e propria, basta anche un movimento di tipo torsivo, basta che il piede rimane impigliato tra il piede del tavolo e il piede della sedia, lui fa un giro di 45 gradi, l'osso subisce una torsione intorno al suo asse, si frattura e cade per terra. Ed è quello che diceva lei, non c'è proprio bisogno di un grosso trauma. Quindi mi allaccerei subito a come prevenire quelle fratture. Esatto. Quindi le fratture le possiamo prevenire eliminando tutte quelle cause che scatenano tutto quello che ho detto fino a questo momento. E quali sono? Dotare i bagni e le docce di tappetini antiscivolo può essere un consiglio molto utile. Soprattutto per le persone anziane. Ripeto. Ma di questo stiamo parlando, di anziani. Munire gli stessi di maniglie d'appoggio affinché un anziano, che quasi tutti hanno un'insufficienza statica e dinamica, cioè non hanno una perfetta, diciamo, adesione al pavimento, e quando camminano non sono certi. Allora dotare di queste maniglie in modo che si possano appoggiare. Eliminare i tappeti, i giocattoli dei bambini, tutte quelle che possono creare ostacoli nel movimento all'interno della struttura. Ambienti ben illuminati, perché spesso, soprattutto i maschi, che magari i nonnini che soffrono, questo mi ricordo un caso di un nonnino che aveva un'ipertrofia prostatica, che si alzava più volte durante la notte, per non svegliare la moglie si alzava al buio, il buio gli è stato fatale perché non si accorge di un ostacolo magari che c'era lì sul pavimento. Poi indossare sempre calzature chiuse, mai ciabatte, peggio ancora infradito, il piede deve essere stabilizzato all'interno di una calzatura per dare appropriatezza alla camminata.
Tutti questi sono consigli chiaramente che abbattono di molto le possibilità di creare. Poi per esempio, che so, nelle scale mettere le maniglie corrimano, nei gradini le strisce antiscivolo. Tutte queste cose che sono molto utili per diminuire di molto incidenti di tipo domestico, perché poi alla fine l'anziano quasi sempre la frattura avviene all'interno della propria casa, perché un soggetto ottantenne, novantenne la vita la passa poi all'interno proprio del proprio domicilio sostanzialmente. Allora, signor Randazzo, lei è preparatissimo, perché ho avuto modo di insomma anche conoscerla sul campo. È il mio lavoro. Qual è il trattamento terapeutico proprio per una frattura al femore? Io per essere più chiaro e spiegare mi sono munito di un plastico di femore, perché posso essere ancora più. Questo è il femore sinistro. Il femore, due paroline proprio per capire di cosa stiamo parlando, è l'osso più lungo e più robusto del corpo umano e, come tutte le ossa lunghe, è formato da un'epifisi prossimale, un corpo chiamato diafisi e un'epifisi distale. Noi ci concentriamo soltanto sulla prima parte, perché in effetti la frattura potrebbe avvenire in qualsiasi punto, ma nell'anziano si localizza esclusivamente nella prima parte del femore, che ho detto si chiama epifisi prossimale, ed è formato da una testa, che è una forma sferica per articolarsi dentro la cavità acetabolare, di un collo del femore e di un massiccio trocanterico, dove si nota una sporgenza chiamata grande trocantere e una piccola trocantere. A secondo dove arriva la frattura ha un nome. Una frattura sotto la testa si chiamerà frattura sottocapitata, una frattura a metà collo è una frattura transicervicale, una frattura alla base del collo è una frattura basicervicale, una frattura che attraversa il grande e piccolo trocantere è una frattura pertrocanterica e una frattura sotto è una frattura per sottotrocanterica. Questa disquisizione perfetta di classificazione ha una sua importanza fondamentale, perché le fratture del femore nell'anziano si dividono in due categorie: fratture mediali, quindi questo è sinistro, lo rimettiamo in una posizione di sinistra, quindi mediali, prendiamo come limite la base del collo, quindi tutte le fratture che avvengono dalla base del collo verso la linea mediale del corpo sono fratture mediali. Quelle che avvengono a sinistra, quindi verso la parte esterna o più laterale se preferite, sono fratture laterali. Qual è la differenza? La differenza è nel trattamento chirurgico. Mentre una frattura mediale, poiché rimane intero il massiccio trocanterico, noi metteremo una protesi. Ecco, questo mi scusi un attimo, signor Randazzo, capiamo un po' la differenza, perché sì, la domanda successiva: perché mettere una protesi rispetto a un ferro? Chiarissimo. La ringrazio per aver fatto questa domanda. Quando noi abbiamo una frattura mediale, poiché i rapporti vascolari sono longitudinali, una frattura a questo livello qua non fa arrivare più sangue alla testa, che è il nutrimento della testa stessa. Per cui questa testa, se noi la andiamo a sintetizzare, quasi sicuramente va in necrosi, cioè muore per mancanza di ossigeno, perché l'ossigeno lo porta il sangue. E anche perché noi abbiamo un massiccio intero dove poter allocare una protesi. Quando la frattura invece è più distale, in questo caso la pertrocanterica o la per sottotrocanterica, noi non abbiamo più una base per poter appoggiare una protesi, perché ci troveremmo una canna più che una base. Sì. Allora in quel caso, poiché il rapporto vascolare ci sono delle vie collaterali, noi andiamo a sintetizzare con un chiodo, si chiama chiodo endomidollare, noi avremo una sintesi anziché una protesi e una guarigione, poi ripeto, poi che invece cambia. Qual è più veloce come guarigione in base al tipo di intervento? La protesi nell'anziano, che è una protesi cementata, cammina quasi subito, perché essendo cementata il cemento asciuga dopo 20 minuti, per prudenza in seconda giornata in teoria potrebbero mettersi all'impiede e camminare, naturalmente con l'aiuto del fisioterapista. Invece una sintesi, quindi una frattura laterale, ha bisogno di almeno 10-15 giorni a seconda del peso del paziente, perché se una nonnina magrolina e leggera anche in settima, decima giornata possiamo già cominciare a fare. Anche dalle patologie che poi possono ora scatenare, non è detto che è sempre così veloce. No, poi bisogna stare attenti. La medicina non è matematica, che 2 più 2 fa 4. Noi andiamo a soggetto, chiaramente. Ci sono poi io non ne ho parlato, ma non sta scritto da nessuna parte che un nonnino si fa una frattura isolata. Spesso, anzi, hanno non solo si fa una frattura del femore, ma si fanno nello stesso lato anche del quello della spalla e del gomito, o anche del polso, o una solo, o tutte e tre. È capitato. Quindi il recupero chiaramente lì è più diventa molto più complesso. Ma mi scusi, signor Randazzo, perché lei è stato veramente bravissimo a spiegarci, perché insomma per noi è una materia nuova.
Però spesso c'è questo stereotipo, modo di dire, mi dica se realmente è vero, che quando c'è una persona anziana, una frattura del femore, dicono tutti aiuto, ora il poverino è arrivato il suo momento, va fuori di testa. Cos'è succede? No. Perché allora, ci sono dei traumi anche neurologici molto allora, invasivi? Allora, intanto volevo fare un punto più preciso. Intanto noi abbiamo detto della prevenzione, cosa che dobbiamo fare per cercare di diminuire o abbattere che si frattura. Quindi noi ora passiamo alla fase successiva. Noi abbiamo fatto tutti gli accorgimenti, ma la frattura c'è stata lo stesso. Allora bisogna stare calme, perché una frattura del femore non è né un infarto, non è emorragia cerebrale, è una cosa che possiamo affrontare con molta serenità. La prima cosa che i familiari devono fare è osservare il paziente e vedranno, nel caso in cui c'è una frattura del femore, che l'arto si presenta accorciato ed estrarrotato. Questo è un sintomo chiamato patognomonico, cioè quello che fa fare diagnosi, che c'è sicuramente il femore rotto, poi che sia mediale, che sia laterale, ce lo darà la radiografia. Poi bisogna interrogare la mamma, la nonna, quella che sia, dire dove ti fa male, prova a muovere l'arto e vedrà che lei non potrà muovere l'arto, si chiama impotenza funzionale perché ha una insufficienza, a parte il dolore, papà non ce la fa a muoverlo. E poi capire se ci sono altre fratture, perché questo è molto importante. Dopodiché bisogna... Sì, ma capire, appunto, volevo capire, è vero che c'è poi un trauma post-trauma neurologico? Sì, non solo. Una frattura del femore in anziano va a, diciamo, a disinnescare tutte quelle complicanze che spesso sono compensate, e poi vanno, per esempio, la prima cosa che succede è loro si disorientano, perché entrano in una stanza, guardano il tetto e non riconoscono il tetto di casa propria, quindi cominciano a dare dei numeri, a non riconoscere i propri cari. Questo è uno dei sintomi più importanti. Poi hanno anche degli scompensi. Ma questo va a terminare nel tempo? No, questo poi, quando i soggetti ritornano a casa, riprendono il loro ambiente. E infatti cosa si dice? Che una frattura ferma, prima si opera meglio è, prima va a casa sua meglio è. Quindi c'è tutto questo circolo che va osservato. E se non sbaglio, proprio perché abbiamo pochissimi minuti prima di chiudere la nostra trasmissione, c'è stata una legge della Regione Sicilia che dopo i 65 anni le persone anziane hanno una priorità nell'iter operatorio. Perfetto. Questo progetto, che il limite lo fissa proprio a 65 anni, ha 99 anni, e va ricordato anche che deve essere una frattura isolata, perché se ha una frattura del femore, un'altra saluta, non è più progetto. Secondo me non è così, però è così la legge. In teoria, quando certo, un soggetto, un po' strana. Dico in teoria, ora voglio dire una cosa molto importante, la faccio mia. In teoria, quando un soggetto di 65 anni un giorno arriva al pronto soccorso, entro 4 ore dovrebbe essere registrato il triage, visitato, fatti tutti gli esami, le consulenze, e ospedalizzato. Dico questo, in teoria, perché non sempre avviene. Sì, anche perché entriamo in un campo minato, perché in realtà noi sappiamo a livello nazionale, anche in Sicilia, che i pronto soccorsi purtroppo sono molto carenti, ci sono tante carenze, lunghe liste d'attese, giorni e giorni nel pronto soccorso, quindi non ci incanaliamo in questo settore, perché non è la persona adatta per poterne parlare. Non ne voglio parlare, siccome dobbiamo, ripeto, chiudere quella trasmissione che abbiamo finito, cioè quindi c'è il passaggio. Dopo 4 ore in teoria c'è una diagnosi, dovrebbe in teoria andare in reparto dentro 48 ore essere operata, sia che sia una frattura mediale sia che no, sia una frattura tale. Naturalmente, se nulla osta all'intervento, perché se l'anestesista non ci dà nulla osta, perché se una paziente cardiopatica scompensata, è chiaro che noi non lo possiamo operare, certo, finché non ci dicono, perché poi bisogna parlare con la famiglia, fermare tutti i consensi, ma qui ci perdiamo. L'unica cosa che mi preme dire, perché è molto importante dal punto di vista del lavoro che mi occupo io, è quello che lo scrivo sui muri, lo scrivo sulle porte, nessuno mi cerca: contattate il coordinatore, che sei io o un altro di un'altra operativa, al primo giorno, e cercate di capire quali sono concordate la dieta, mettete le mani avanti sul giorno che poi deve essere dimesso, se è un paziente che si possa attivare
attivare un ADI oppure continuità cura assistenziale non lungo degenza. Si sta ad attivare un ADI, quindi c'è una copertura anche. L'ADI significa assistenza domiciliare integrata, cioè il paziente va a casa e va un fisioterapista a spesa dell'Unità Sanitaria Nazionale, chiaramente. Quindi per molti che non lo sanno c'è anche questo servizio che dà la Regione Sicilia. Purtroppo abbiamo poco tempo, ma ci sarebbe tanto e tanto da dire, però dico magari se ne fa un'altra più là. Sicuramente noi avremo anche modo di rincontrarla, perché è un argomento, noi vogliamo fare prevenzione, il nostro obbligo è dare informazione, lei aiutarci a mandare questo messaggio, soprattutto infatti sarà di nuovo nostro ospite diciamo a breve, nel prossimo, pertanto l'anno sta finendo per e parlare poi di quello che non siamo riusciti a parlare magari perché noi abbiamo ancora tanto da dire assolutissimamente, perché il nostro obiettivo è dare prevenzione. State attenti, appunto il signor Randazzo appunto qua ci ha spiegato insomma in senso lato un po' tutta la dinamica ad arrivare al pronto soccorso, cosa la legge della Regione Sicilia dà la possibilità dai 65 anni in poi, e poi soprattutto la cosa più importante che lui ci ha spiegato, ci ha dato delle notizie importanti, attenzione ai bagni, a non lasciare oggetti in giro e quant'altro. Signor Randazzo, grazie. Prego. È stato grazie bravissimo, esplicativo, soprattutto con quel femore insomma un po' inquietante a vederlo grazie così a da voi. Vicino grazie, a voi. Grazie, poi magari me lo regala per il mio cane che ci gioca. Grazie e buon proseguimento dei nostri programmi.